Il Re, la nuova serie Notte Puntate, dove interpreta un controverso direttore di carcere, Luca Zingaretti. Buonasera, benvenuto. Sì, grazie. Buonasera. Eh sì, dal 18 marzo appunto su Sky è disponibile la nuova serie TV Il Re, sono 8 episodi, la regia di Giuseppe Gagliardi, protagonista Luca Zingaretti, e Il Re, questo direttore di questo carcere di cui parleremo tra poco. Ma cos'è successo all'occhio? Non mi hanno picchiato, ma appunto un insetto, e mi è venuta questo gonfiore, anzi. Grazie che l'hai detto, perché sennò... No, tutto a posto. Qualcuno mi ha picchiato? No. Ma un insetto cattivo? Eh? Un insetto cattivo? Molto cattivo, hai visto che... Sì. Preso anche qualcosina, ma non mi si sgonfia. Vabbè, comunque, detto ciò, niente di grave. Tu sei uno degli attori più amati del pubblico italiano e noi, come sempre, vogliamo iniziare dedicandoti delle immagini della tua carriera solo per il piacere di vederle noi, in realtà. Grazie. A Luca Zingaretti. Già ti conosco. Non vedo mai nessuno. Lavoro e casa, casa e lavoro. Non è il momento, sto lavorando, non posso perdere tempo. Ma che minchia fai, Montalbano? Infatti avrei proprio bisogno di un po' di ferie. Questa è solo una parte. Grazie. Grazie a te. Grazie, che bello. Tante cose. Il Re... È davvero una cosa sorprendente. Io ho detto, bene, guardo 10 minuti, tutta. Che bello. Tutta. Che bello. Segna tra l'altro il tuo ritorno in TV dopo Montalbano, con un personaggio molto diverso e molto controverso, ben lontano dal commissario Montalbano. E avete girato tra l'altro la serie proprio mentre andava in onda l'ultimo episodio di Montalbano, no? Sì, abbiamo girato l'ultima serie mentre andava in onda l'ultimo Montalbano, però è un progetto questo che è partito circa 4 anni fa. Poi tempo, quindi una gestazione lunga. Sì, ci abbiamo messo molto tempo a scriverlo, ma poi c'è stata anche la pandemia, ovviamente, certo, che ha rallentato tutto, ci ha bloccato. Certo. E poi soprattutto, appena cominciato, al secondo giorno mi sono preso il Covid. Quindi ho fatto proprio ample. Senti, siamo sicuri che non ti ha dato un cazzotto nessuno? No. Vabbè. Senti, il Re, tu sei Bruno Testori, direttore di questo carcere che accoglie, su sua richiesta peraltro, i peggiori criminali, cioè quelli più difficili, ed è ossessionato dal controllo. In questo penitenziario tu sei la legge, hai stabilito delle regole, delle punizioni e sostanzialmente ti consideri il quarto grado di giudizio. Sì. Senti, come sempre, quando si dà troppa carta bianca a una persona che ha delle responsabilità succede qualcosa di poco chiaro. Ce ne stiamo accorgendo. Esatto, appunto. Appunto. E di poco bello. A noi interessava raccontare proprio questo, cioè che cosa succede a un uomo che nel mezzo del cammin di nostra vita si trova a dover scambiare la sua missione per un'ossessione. Un po' come, ecco, a me ha ricordato molto un po' il colonnello Kurz, senza fare rispettosi confronti, però un uomo che quando parte, è un colonnello dell'esercito americano, certo, molto ben schierato, parte, tali sono gli errori che vede, tali sono gli errori che fa, che compie, che a un certo punto si perde. È un po' la parabola di Bruno Testore. Diciamo, lui è spietato con alcuni, misericordioso con altri, ma all'interno di questo carcere arriva un duplice caso di omicidio che mette a rischio tutto l'equilibrio che tu hai creato, perché arriva la polizia, arrivano le indagini, si capisce in realtà qual è il meccanismo che tu hai... Che il direttore ha istituito per governare questo carcere, anche se, come tu dici, nessuno poi è totalmente buono
o cattivo. No. E questo è l'altro aspetto interessante. Sì, soprattutto questo duplice omicidio fa capire al direttore, a questo re di questo regno, che non è le cose non sono come lui pensava che fossero. Lui non controlla tutto in questo carcere, perché se due persone sono state uccise, quindi entra profondamente in crisi. Per mettere, tra l'altro, per correre ai ripari, fa qualcosa che lo metterà ancora più nei guai. Insomma, è uno scivolare verso continuo. Il basso. Sì. Allora, vediamo un primo momento, una prima scena dal re dopo l'omicidio in carcere del tuo più fedele collaboratore, che è il comandante delle guardie penitenziarie. Vai a parlare con un boss slavo, tale Laskovic, che gestisce lo spaccio dentro il carcere, peraltro sotto la tua protezione. E qui c'è il primo colpo di scena. Guardiamo da Il Re. Che è successo, Laskovic? Che è successo? Ah, non lo sai? No. Hanno ammazzato Nicola. Merda. Chi è stato? E non lo so chi è stato. Tu qua dentro sei quello che sei perché l'ho deciso io. Se copri qualcuno io ti ributto nella merda peggio di prima. Sa che è il primo che la prende in culo, come una cosa così. Spero che lo trova lei, perché se lo trovo io... Nicola ti ha detto qualcosa di strano negli ultimi tempi? No. Lo smercio? Tutto regolare. Da oggi niente più droga. Abbiamo un letto e mezzo da... Lo butti nel cesso quel letto e mezzo, così magari esce fuori chi è stato. Il cash. A pizza le orecchie. E che a nessuno venga in mente di parlare con la polizia. Spargi la voce. Bravissimo. Anche il pubblico rimane imprigionato poi, perché non esci da questa cosa. Cioè una tira l'altra proprio. Complimenti davvero. Tra l'altro, ecco, il carcere è l'altro protagonista, nel senso che è un personaggio addirittura della serie, no? Sì, poi noi abbiamo avuto la fortuna di poter girare in due vecchi carceri veri. Uno era il carcere di Civitavecchia, che è dismesso, e uno è il carcere nuovo di Torino, che tra l'altro una parte è anche museo. Abbiamo girato lì dentro e per noi è stato importantissimo, perché io penso che l'energia delle persone rimanga attaccata ai luoghi. La memoria certamente, sì, i luoghi hanno... E si respira, entri lì e senti questa cosa. Quindi per noi è stato, al di là del fatto che proprio da un punto di vista visivo queste architetture che schiacciano i personaggi arrivano allo spettatore, ma soprattutto per noi stare lì dentro è stato molto istruttivo, molto utile. È il primo prison drama italiano. Sì. Che è un genere in realtà appunto americano, non... Molto americano, sì, molto americano, molto anglosassone. Molto anglosassone, sì, quindi insomma è interessante anche questo aspetto. Io volevo far vedere ancora una scena, sì, da Il Re, nella quale tu sei a colloquio con il sostituto procuratore, che è Anna Bonaiuto, bravissima peraltro, che saluto, e che indaga sugli omicidi in carcere, e tu le esponi la tua idea di giustizia. Prego. Lei vede, direttore, ha una sua morale e anche una sua idea della giustizia. Posso anche capire che lei voglia proteggere i suoi uomini. Però la giustizia è una sola, ed è quella dello Stato. E chi intralcia il corso di questa giustizia lo sa, commette un reato. Lo sa che cosa ho imparato a lavorare qui per 30 anni, dottoressa? Che non esiste una giustizia. Esistono le persone e le circostanze. Io ho la sua giustizia di Stato, che riduce l'uomo al male che ha fatto senza sapere che cosa ci sia dietro né perché. Non ci credo più. Il Re, Luca Zingaretti, bravissimo davvero, complimenti e grazie. Continui a giocare a pallone? Sì. Dici dovresti smettere. No, al contrario. Lui è stato un semiprofessionista, guarda qua, con tutti i capelli, nel Rimini qui. No, qua stavo ancora nella società, una società romana che si chiama San Paolo Scherzi. Ok, poi però hai giocato da semiprofessionista nel Rimini, no? Sì. Quindi no, avevi una carriera avviata. Sì.
Potevi anche fare quello nella vita. Beh, un grande rimpianto. È un amore che non si scorda mai. Ma poi bravo. Abbiamo dedicato delle immagini alla tua carriera calcistica. Ahia. Sì, a Luca Zingaretti, il re. Numero 20, Luca Zingaretti. Zingaretti che si destreggia. Zingaretti è bravo. Interversione, gol di testa, splendido gol, c'è assist di Zingaretti. Zingaretti è incredibile, da disposizioni, sì, ma gioca ad ampio raggio, Zingaretti c'ha una spalla importante, c'è un diverso peso fra i due. Montalbano è contrariato. Montalbano. Poi con Pizzu, eh? No, Pizzu la telecronaca, oh, mica da tutti, eh? Io ogni tanto quando incontro qualcuno che mi dice noi abbiamo giocato insieme tremo, perché quando gioco mi trasformo. Certo, però hai detto una frase, faccio un attimo di televisione adesso, scusate. Hai detto una frase che ci è rimasta nel cuore, hai detto ogni tanto il rimpianto. E siccome è brutto vivere di rimpianti, noi vogliamo offrirti un'altra occasione. E questa sera... Che tempo che fa, ha per te una sorpresa. Ti manda queste parole il direttore generale del Rimini Football Club, Franco Peroni. Prego. Ciao Luca, la tua maglia è pronta. Sappiamo che nel 1978 eri a Rimini, nelle giovanili, quindi abbiamo pensato di riproporti questa sfida. Hai accettato quella della recitazione, vinta con successo. Ora... ti aspettiamo a Rimini quando vorrai. A presto. Che bella sorpresa. Hai visto? Giuro che ci vai già a ritirarla. Ci vai, eh? Sì, sì, sì. Vai a ritirarla? Ma ritirala da proprio, cioè, ti puoi giocare, capito? Ti fanno giocare se vuoi. E io gioco. E tu giochi, certo. Non sappiamo se fai ancora Montalbano, però sappiamo che giochi. Con Rimini sicuro. Con Rimini sicuro. È un ritorno a casa. È un ritorno a casa. Grazie Luca Zingaretti. Grazie a voi. Il re, ma prima di salutarci... volevo chiederti una cosa, in questi momenti di sconforto che stiamo un po' tutti quanti vivendo, è difficile trovare persino le parole per esprimere i propri sentimenti, allora magari si rifà alle parole di qualcuno, sì. Qualcuno che le parole sa usare bene, insomma che le ha adoperate bene. Uno di questi certamente è stato Pierpaolo Pasolini, di cui quest'anno abbiamo parlato la settimana scorsa, ricorre il centenario della nascita, e volevamo chiederti se per salutarci... Come? Ci leggevi alcune sue parole sulla guerra. Con grande piacere. Allora, queste sono delle parole che Pasolini scrisse nel 1943, quindi in piena guerra, in piena seconda guerra mondiale, e le scrive da Casarsa al suo amico Franco Farolfi. Carissimo Franco, ogni gesto che fanno coloro che sono intorno a me è una fitta al cuore. Chiede una collocazione nuova nella mia immagine del mondo. Ogni campana a morto mi fa soffrire, come se fosse morto un mio caro. Tanto rispetto e amore porto per la vita, che vedo anche quella di uno sconosciuto direttamente, come se mi fosse stata con concretezza vicina. Lo vedo fanciullo e giovanetto, e nei giorni di festa cercare i divertimenti come se quel qualcuno fosse eterno e il più importante fra tutti i momenti. E ora è invecchiato, è morto. La guerra non mi è mai sembrata tanto schifosamente orribile come ora. Ma non si è mai pensato cos'è una vita umana. Grazie Luca. Grazie. Grazie come sempre. Grazie a te. Luca Zingaretti. Grazie. Grazie.